della guerra mi ricordo che noi avevamo degli sfollati che venivano da Roma e ci raccontavano di questa guerra. Sembrava una favola, che questa signora quando sentiva passare un aereo scappava, proprio scappava. Avevamo una grotta, andava giù nella grotta e noi bambini la prendevamo un po' in giro perché diciamo guarda lì per un aereo. Poi invece è arrivato veramente che abbiamo dovuto anche noi andare via da casa e siamo andati, si chiama Gualdo, non so se ancora via Gualdo, e lì anche c'erano i signori, quelli un po' più signori del paese perché avevano i terreni loro. Questi rifugi dove eravamo noi, ce n'erano 5 o 6, una volta in uno avevano fatto una buca sotto. E c'erano i signori, diciamo, di Montescudo, avevano messo lì un po' i piatti, le posaterie, cose importanti, preziose, così. Un giorno una bomba, una gran botta, ha distrutto tutto, è caduta proprio qui. Mi ricordo da bambina, queste cose si ricordano, perché per noi vedere che mettevano giù tutte queste cose importanti sottoterra era una cosa un pochino nuova, diciamo. Ogni tanto si sentiva poi sparare, buttare le bombe, le donne partivano con qualche uomo per andare a fare la piadina, cuocere da mangiare, perché lì non avevamo niente. Qualcuno, mi ricordo che un signore, un certo Balacca, mi aveva dato molto un pezzo di formaggio con tanta muffa, ma sembrava così buono questo formaggio, e così, perché avevamo proprio fame e riuscivano, ma non avevamo tante cose. Poi una volta mi raccontava la mia mamma, di sta buona qui con la zia, sta buona che andiamo su. Sono andate a casa nostra che avevamo un prosciutto e quando sono lì c'erano, so io chi era, se era un tedesco, un inglese, chi era, non lo so. Avevano tolto tutte le patate dal nostro terreno, prendevano sto prosciutto e c'era una signora che era una nostra sfollata, era una molto svelta, ha preso un coltello, è andata oltre contro sto soldato, metti giù quel prosciutto che ti taglio il collo, proprio veramente, e gliel'ha lasciato. E allora sto prosciutto è venuto giù nella grotta laggiù e abbiamo mangiato tutti insieme perché ci si aiutava molto, eravamo tutti un po' parenti, tutti amici, sta campagna così. Poi invece un giorno brutto viene che un pochino più in alto di noi abbiamo sentito delle bombe che arrivavano. C'era un certo Comanducci che nel tirare la bomba è caduta lì e sto ragazzo è morto. Allora è stata una tristezza per tutti perché lo conoscevamo. I rapporti con i soldati, noi bambini, vai, mia mamma non ci mandava, ci teneva sempre attaccate così, però c'erano delle ragazze lì che giravano e questi ragazzi gli correvano dietro, anche un pochino con prepotenza proprio, e molte volte mia mamma le aveva nascoste, avevamo un armadio aperto che si andava in un buchino lì in una casa lì e le nascondeva lì dentro perché avevano paura di questi soldati. Io ero piccolo, avevo 6 anni. Prima noi bambini, pensando così alla guerra, pensavamo che fosse quasi un gioco, perché vedevamo queste signore sfollate che correvano via, noi vedevamo questi aerei così. Quando invece siamo andati giù in via Gualdo, dove c'erano queste grotte, e lì abbiamo visto che non c'era niente, dovevamo adattarci, stare per terra, allora così, e allora eravamo un po' attaccati alla mamma, alla paura di cosa potesse succedere, perché dicevo, io pensavo, io sono qui, il mio babbo poverino dove sarà? Cos'è la guerra? La guerra è la cosa più brutta che ci sia, perché la distruzione sia delle persone, delle case, è l'odio, la guerra è l'odio, è un odio, non è amore, la guerra proprio è la cosa più brutta che ci possa essere.